Prego. No, non è che andiamo in diretta solo. Sì. Perché eravamo in diretta. Ascolti, per andare avanti, cosa fa? Ah, grazie. Allora, vai avanti. Ok. Va bene. Allora, io invece vi lascio aperta, buonasera, vi lascio aperta questa, la luce, vi lascio accesa la luce. Allora, parliamo un po' di storia, prego, prego, un po' di storia di Milano, attraverso la vita dei Visconti e poi degli Sforza. Quest'oggi parliamo dei duchi di Milano. Dei duchi, i Visconti in particolare. Allora, non penso che dureremo un'ora perché non ho, come sentite, non ho voce. No, no, ho preso una bronchite. E vabbè. Allora, il primo personaggio di cui volevo parlarvi e Gian Galeazzo Visconti, eravamo già arrivati la volta scorsa a Gian Galeazzo. Cioè, vi ricordo che nacque a Pavia nel 1351, primogenito di Galeazzo II e di Bianca di Savoia. Ancora bambino, lui viene nominato cavaliere dall'imperatore Carlo IV di Lussemburgo. E alla fine del 1360 cosa fa? Sposa Isabella di Valois. Isabella di Valois, che era la figlia di Giovanni II di Francia, ottenendo in cambio la contea di Vertù. Questa contea questo feudo che gli valse in tutti i documenti che noi conosciamo il soprannome di Conte di Virtù. Ma non fu come, ecco, una cosa che di cui bisogna tenere presente è che questi grandi matrimoni oppure queste intitolazioni, perché lui poi diventerà il primo duca di Milano, non sono gratuite. Chi ottiene il maggior beneficio sborsa veramente palate di quattrini, perché sposare Isabella di Valois, il padre Galeazzo II sborsò 500.000 fiorini d'oro. In ogni caso, Isabella muore, pensate, erano praticamente poco più che bambini, muore di parto nel 72, perché si sposano nel 60 e poi iniziano a fare figli un po' dopo, nel 72, dando alla luce. Lei aveva, oddio non mi ricordo, aveva qualche anno di più, ma molto pochi. Credo che lei fosse tredicenne e lui aveva 10 anni. Ecco, ma naturalmente fanno i figli immediatamente. Nel 372, dando alla luce il quartogenico, lei muore assieme a questo figlio e vengono sepolti insieme. Ma nel 78 muore il padre, Galeazzo II, e lui diviene signore di Pavia. E a questo punto, voi se vi ricordate dalla volta scorsa, perché signore di Pavia? Perché a Milano era signore di Milano Bernabò, lo zio Bernabò. E quindi di fatto queste persone esercitavano una signoria, un potere signorile senza un'investitura particolare. Nel 78 lui cosa pensa di fare? Pensa di assoldare un famoso condottiero che è Jacopo Dal Verme. Jacopo Dal Verme sarà colui che alla testa sempre delle truppe, delle soldatesche, prima signorili, poi ducali, riuscirà a mettere insieme
il grande ducato di Milano, che non fu mai così esteso come nel periodo del primo Duca Visconti, nel periodo di Gian Galeazzo. Allora, Jacopo Dal Verme è uno di quei, e questa è una cosa interessante da vedere, da ricordare, uno di quei soldati, capitani di Ventura che si facevano strada, siamo nel 300, che si facevano strada e si faranno strada poi durante il 400 e poi ancora durante il 500, esercitando il mestiere delle armi. E con questo esercizio di mestiere, no, avete visto il film di Aiuto, un lapsus. Sì, stavo dicendo di Olmi, grazie, che è bellissimo, rappresenta esattamente la condotta delle armi, non è ambientato nel 300, perché poi è Giovanni dalle Bandanere, ma insomma. E questo esercizio delle armi è una cosa molto importante perché molte famiglie di piccola nobiltà si fanno strada e acquisiscono importanza, denaro e infeudazioni grazie al mestiere delle armi. Una di queste è la grandissima famiglia dei Trivulzio, ad esempio. Allora, il condottiero di Gian Galeazzo, il principale condottiero di Gian Galeazzo, è Jacopo Dal Verme. Dunque, sapete anche dalla volta scorsa che Gian Galeazzo, che sa perché ha una schiera di spie, sa che Bernabò tende a combinargli dei tranelli, vorrebbe incarcerarlo perché era cosa sufficientemente usuale all'interno delle famiglie far fuori i rispettivi consanguinei. Per di più Bernabò, che avevamo visto aveva 30 figli, oltre 30 figli, diventava un problema perché lui era signore di Milano, ma tutti gli altri figli li aveva piazzati come signori in altre città. E quindi, se Gian Galeazzo voleva, come voleva, conquistare una sorta di mettere insieme una sorta di stato, doveva far fuori lo zio. E non soltanto, doveva far fuori anche alcuni cugini. E comincia dallo zio. Comincia dallo zio. Abbiamo visto la volta scorsa che gli tende un tranello dicendo che da Pavia sarebbe andato al monastero di Varese, di Santa Maria sopra il Monte, a fare un pellegrinaggio e aveva chiesto allo zio che gli venisse incontro fuori in Porta Vercellina e solo che all'incontro lui si fa trovare con 500 armati, per cui prende i due cugini, figli di Bernabò, i suoi cugini, e li imprigiona in vari castelli, diversi castelli, e Bernabò viene portato prima a Portagioia e poi a Trezzo, dove verrà fatto morire a 62 anni, poco dopo. Ma questi 30 figli è un'importante donna. Sì, certo. Sì. Una moglie di 18. Sì, una moglie di Una sola moglie di 18. Beh, d'altronde E altri figli la nostra sovrana Maria Teresa d'Asburgo, Maria Teresa d'Austria, ne ha avuto 16 di figli, per cui, ed è rimasta imperatrice e ha anche governato molto bene. Quindi, di fatto, prende Milano, diventa signore di Milano quando muore Bernabò, che viene in realtà avvelenato con la famosa scodella di fagioli. Allora, Gian Galeazzo in questo momento è il padrone, sia è signore, padrone e signore di Milano e di Pavia, di questo piccolo ducato, perché in fondo è piccolo, e tenta immediatamente di ingrandirlo. Tenta di ingrandirlo
attraverso una serie di guerre condotte dal suo condottiero preferito, che è questo Jacopo Dal Verme, e pian piano riesce a mettere insieme un ducato veramente grandissimo, che va da alcuni territori svizzeri all'Emilia, alla Romagna, all'inizio della Toscana, esatto, adesso all'inizio della Toscana, eccolo qua, si vede, vedete, all'inizio della Toscana, a parte la integerrima Repubblica di Firenze, che gli sarà sempre nemica e che tenterà una serie di alleanze con altri nemici, però si espande a nord, si espande a est verso, verso la Repubblica di Venezia, si espande a ovest, adesso se pensiamo alle regioni italiane, verso l'attuale Piemonte, si espande a sud. Allora, come... Scusate. E in facendo questo, cosa fa? Praticamente fa finire e sottomette delle altre città che erano al rango non così importanti, ma erano delle città signorili come lo era Milano. Quindi, ad esempio, e poi vi racconto, vi leggo un brano, ad esempio Padova, dove c'erano i da Carrara, Verona, dove c'erano i della Scala, e una serie di queste, di queste famiglie signorili, nobili, che dove devono abbandonare, devono sottomettersi. I Rusca, che stavano a Como, Como viene, Como ce l'ha in modo esagerato con Milano, ce l'ha da sempre. Perché? Perché è stata sottomessa il Como, che è all'incro, che è una città romana, di fondazione romana, che quindi vanta una storia antichissima, che è su delle direttrici commerciali, militari, così, che si sente importantissima e molto legata all'imperatore, e che viene continuamente sottomessa dalla città di Milano. Insomma, questo il nostro Gian Galeazzo espande la signoria in tutte queste zone che voi vedete disegnate in verde. Nel frattempo, cosa fa? Per ringraziarsi tutti i cugini, sposa una sua cugina, Caterina Visconti. Caterina Visconti che gli dà una figlia che muore subito dopo poco, e poi due figli che entrambi purtroppo psichicamente instabili, Giovanni Maria e Filippo Maria. Allora, sempre dalla stessa cugina. Sempre dalla cugina, oltretutto cugina di primo grado. Era una figlia di Bernabò. Lui ha fatto sposare anche alcuni suoi primi figli con suoi cugini, di fatto, sempre figli di Bernabò. Per cui lui era in questa situazione di Bernabò era nella situazione di essere suocero e insomma, aveva due e zio, suocero e zio di questo, ed era veramente un pasticcio da un punto di vista della genetica, oltretutto, veramente Giovanni, a quanto pare, dalle letture degli storici contemporanei, sia Giovanni Maria sia Filippo Maria avevano delle turbe, hanno avuto delle turbe. Ma allora,
lui muore come? Lui muore di peste nel 1402 perché la peste, che è una malattia facilmente debellabile oggi con degli antibiotici di base banalissimi, allora era una sciagura mandata da Dio che ha fatto milioni di morti e, ed era qualcosa che è rimasta per fino a poco tempo fa, endemica, nel senso che nelle zone dove non può essere curata si ripresenta. Presentano epidemie di peste, naturalmente noi ce l'abbiamo, ma dal 300 in poi le epidemie di peste sono veramente... No, ecco, a noi ce l'abbiamo in questo momento, una pestilenza. Ma insomma, io volevo leggervi questo che è una... Sapete che queste nel tentativo di abbreviare il più possibile, però... vi leggo anche dei brani, e questo brano della storia di Milano è di Bernardino Corio, che ha scritto la storia di Milano in epoca sforzesca, però l'ha scritta in epoca sforzesca, però parla anche dei precedenti, naturalmente, no? Allora, e dice questa cosa per vedere di inquadrare un pochino questo ambiente così diverso, così lontano dal nostro, dalle nostre concezioni. Ad 11 di questo, cioè del 1402, in un giorno di domenica, che fu la prima di Quaresima, cominciò a comparire una stella chiomata, una cometa. Ogni sera, tra mezzodì e occidente, cioè guardando a sud e tra sud e ovest, a mezzodì occidente, che declinava ed apparse sino alla Pasqua di Resurrezione, avea una coda, la quale a poco crebbe sino alla lunghezza di due braccia, poi tre, e si allungò sino a 12 braccia, e nel terz'ultimo giorno, a guisa di fiamme, si fece lunga 25, nel penultimo 50 e nell'ultimo pareva 200, e poi non apparve più di notte, ma soltanto nei susseguenti giorni, il primo nei quali fu il mercoledì santo, si mostrò di rimpetto al sole nella lunghezza di un braccio, offuscando la luce al gran pianeta. La qualcosa era da tutti interpretata come un presagio di future disgrazie, come inondazioni di acque, terremoti, carestia, mortalità, guerra, cambiamento di stati, sedizione dei popoli, il che in realtà avvenne in capo a pochi mesi. E in effetti ecco che ricompare l'epidemia di peste, il nostro... Duca, il nostro primo duca, che nel frattempo ha avuto l'investitura a duca da parte dell'imperatore pagandola 400.000 fiorini d'oro, si ammala e muore, si rifugia a Melegnano, ma muore il 3 settembre. Allora, e questo volevo leggervi perciò il suo testamento. Allora, e anche un piccolo pezzetto sulla morte. Allora, facendosi maggiore la già incominciata peste, il duca si decise di partire e di ritirarsi a Melegnano. E avendo qui fatto apparecchiare i regi ornamenti per farsi coronare re d'Italia, perché lui in realtà aveva questa intenzione. E questa è una cosa particolare. È una, lui, come dire, è, assieme ad alcuni Sforza, è il primo, un vero signore, è un vero duca. Lui ha in mente un'idea di stato regionale. Comunque, avendo fatto parecchiare re per farsi coronare d'Italia, dopo pochi giorni fu assalito dal Motard Morbo,
per cui AD 10 di agosto aggravato dalla febbre e dal dolore di capo, nel terzo di settembre cominciò a star male, nel terzo di settembre morì in età di 55 anni, aveva solo 55 anni. Ora, questo perché voleva farsi coronare, questo lo scrive Corio, ma evidentemente è apparso a tanti contemporanei questa cosa, perché? Perché nel frattempo in altri stati europei, come la Francia, si formavano dei veri e propri stati, cosa che in Italia noi avevamo ancora le signorie, queste signorie sulle singole città dove i piccoli nobili esercitavano il loro potere, cioè era veramente disgregata la società italiana. E lui ha questa, concepisce, è un gran politico, oltre che un bravo militare, è un gran politico Gian Galeazzo, e capisce che il destino può essere solo quello della costruzione di un ducato esteso, quindi di un regno regionale. Allora, però, leggiamoci il suo testamento. Vuole, primo, che Giovanni Maria Anglo, che è Giovanni Maria, il suo primogenito, come primogenito, succeda nel Ducato di Milano e tenga la signoria di Cremona, Como, Lodi, Piacenza, Parma, Reggio, Bergamo, Brescia e tutto il resto sino al fiume Mincio, a condizione che lui e i suoi discendenti fossero principi e difensori del partito ghibellino. A Filippo Maria Anglo, secondo genito, lascia Pavia, Novara, Vercelli, Tortona, Alessandria, Verona, Vicenza, Feltre, Belluno, Bassano, con tutta la riviera di Trento fino al fiume. A Gabriello, che era un figlio naturale, Gabriele, nato ad Agnese Mantegazza, assegna Pisa e Cremona, sotto condizione però di rassegnarle al duca di Milano, cioè a Giovanni Maria, quando questi gli desse 200.000 fiorini. A sua moglie Caterina legò 100.000 fiorini d'oro e costituì i figli nelle gravi faccende dello Stato sotto la cura e il consiglio di 17 uomini periti e di somma prudenza, tra i quali Jacopo Dal Verme, Pandolfo Malatesta, Francesco Gonzaga, eccetera. Ad Agnese Mantegazza, che è la madre di Gabriele, legò quello che lei aveva, che le aveva donato. E volle che si edificasse un tempio a Roma, ordinò tre cappelle a Verona, a Pavia volle che fosse costrutto un convento capace di 34 monaci certosini, per cui assegnò a questo convento 2.500 fiorini ogni anno per questa fabbrica, poi destinò 10.000 fiorini delle entrate di San Colombano. Decise come dovesse essere la sua tomba, volle che all'interno fosse riposto il suo cadavere e il suo cuore. Le viscere e gli altri intestini invece volle che fosse trasferito a Sant'Antonio Vianense in un sepolcro scavato sottoterra, sopra il quale dovessero essere scolpite le sue armi. E allora, questo, e poi ci sono una serie di codicilli testamentari. Questo suo testamento ci fa anche, ci dà il là per parlare di come venissero sepolti e conservati i cadaveri. Allora, ad esempio, la notizia della morte di Gian Galeazzo non fu data subito. I suoi funerali avvennero il 20 di ottobre. Quindi
che cosa succedeva dei corpi fino ad allora? Noi più o meno venivano conservati con qualche artificio, qualche medicamento, ma soprattutto venivano levati le parti molli, il cuore, il cervello, gli intestini, eccetera, che venivano anche sepolti in luoghi diversi. Ora, una canzone famosa degli Albini, che è la canzone del capitano, scusate, il testamento del capitano, dice esattamente questo. Non è altro, è una canzone della Prima Guerra Mondiale, no? Il testamento del capitano degli Alpini che sta morendo e dice: voglio che il cuore vada alla mia fidanzata, eccetera. Beh, musica e parole in realtà sono di una canzone del Cinquecento che venne creata per la morte di un nobiluomo piemontese e che dimostra, che ci mostra proprio esattamente come succedevano queste cose perché cioè, frigoriferi non ne avevamo, siamo a settembre e quindi a volte li facevano semplicemente bollire e comunque a pezzi in modo che potessero essere conservati fino ai funerali, fino a mettere nelle urne e portare i pezzi laddove dovevano essere sepolti. Cosa per noi tremenda, macabra, ma in questo medioevo, perché siamo in un periodo medioevale, non c'era così da stupirsi. No, ecco. Allora, e quindi cosa rimangono? Rimangono i due figli che sono in minore età. Allora, come avete sentito, Caterina è la reggente, la madre è la reggente e accanto alla madre c'è un consiglio con 17 persone, tra cui il condottiero Jacopo D'Albert. Giovanni Maria Visconti invece ha 14 anni in questo momento. E sarebbe stato sotto tutela fino al compimento dei 20 anni. Vediamo un attimo qua, oppla, eccolo qua. Fino al compimento dei 20 anni di età. Subito si formano che cosa? Delle leghe anti-viscontee, perché Gianni Galeazzo ha costruito il suo ducato a scapito di tutte quelle piccole signorie, di quelle città signorili su cui governavano dei signori, insomma. E quindi si formano una serie di leghe. Io vi ho messo tutte le vicende, ma si formano, ve le riassumo, si formano tutte una serie di leghe. C'è anche il Papa, c'è Venezia, c'è Firenze, l'immancabile nemica del nostro, per tentare di riprendere i loro territori persi da un lato e eventualmente anche farla pagare. E in più ci sono i figli di Bernabò, tutti i cugini di Gian Galeazzo, che ancora sono. E quindi il ducato di Giovanni Maria è un lento, non poi tanto lento, non così tanto lento, disfacimento del ducato che aveva messo insieme suo padre. Ed è incredibile, cioè in questo insieme di stati non rimane poi altro che Milano e il suo compartimento, la sua parte che è sempre appartenuta alla signoria e prima ancora al comune di Milano. Tutto il resto è andato perduto. È andato perduto nonostante un altro condottiero molto capace, molto noto dell'epoca, che era Facino Cane. Facino Cane era un ottimo condottiero,
che ha combattuto per Giovanni Maria tutte le guerre che Giovanni Maria ha dovuto sopportare, perché ha dovuto sopportare strozzando di tasse i cittadini, perché in parte cosa facevano i duchi? In parte si facevano finanziare da famiglie nobili benestanti, promettendo rimborsi, e in parte dovevano trovare in qualche modo come pagare le truppe, perché le truppe erano pagate, no? Chi faceva il mestiere delle armi lo faceva per avere dei soldi, per lavorare, per avere dei soldi. Quindi, pian piano il dominio visconteo si ritira dall'Emilia Romagna, dal territorio che adesso è l'Emilia Romagna, si ritira dalla parte nord della Toscana, si ritira dal Veneto, eccetera, e si disgrega completamente, si perdono Lugano, Bellinzona, si perdono le Langhe, si perde un po' tutto. Quello che succede in questo periodo di lotte intestine, fratricide, eccetera, è anche la morte di Caterina Visconti, perché a un certo punto il Gian Galeazzo, Giovanni Maria, la fa ritirare a Monza, nel castello di Monza, che a lei stessa era stato donato dal marito, quindi dal padre di Giovanni Maria, e lì la rinchiude. La rinchiude, e poi sembra che qualche mese dopo sia stata fatta avvelenare o sia stata strozzata o insomma sia stata pugnalata, ma fatta morire brutalmente. Viene seppellita nel Duomo di Monza. Nel frattempo il fratello, che è Filippo Maria, si ritira, perché a lui era toccato la contea di Pavia, lui rimane asserragliato praticamente nel castello di Pavia. In questo castello, dove già da quel tempo, dai cronachisti locali, sembra che avesse problemi psichici, per cui non compariva in pubblico, aveva paura di ogni presenza esterna, restava solo, perché all'inizio la sua solitudine è stata voluta dal fratello, che l'ha di fatto rinchiuso a Pavia, ma poi è stato da lui continuato, voluta e continuata, e quindi questa solitudine pare che abbia influito ancora più negativamente su questo suo carattere umbratile, timoroso, oltretutto superstizioso. Lui era circondato da schiere di cartomanti, veggenti, eccetera, perché era assolutamente timoroso, aveva assaggiatori di corte, mangiava sempre le stesse cose, aveva paura in buona sostanza, no? Questo è il fratello che sta a Pavia, è Filippo Maria. Allora, allora, per peggiorare le cose, se fosse possibile, il nostro prende come sposa una nipote, da cui non avrà assolutamente figli, non ha discendenza. Allora, di lui che cosa si dice? Di lui si dice che appunto fosse di Giovanni Maria, che fosse una persona molto sgradevole e sadica.
pare che avesse, questo lo dicono gli storici contemporanei, lo dice anche, non vi leggo il pezzo, ma lo dice anche il nostro Bernardino Corvo, che avesse stuoli di cani da caccia, ma che fossero stati allevati, povere creature, perché non so come potessero rendere così pericolosi dei cani da caccia se non trattandoli male, e allevandoli non solo a rincorrere le prede animali, ma anche quelle umane. Per cui lui si aggirava, sembra, dalle... Poi sapete com'è? Morto un papa, se ne fa un altro e si parla male del precedente. E quindi, comunque, che si aggirasse di notte con questo stuolo di cani rabbiosi e riuscisse a far inseguire lo sfortunato che si trovava per strada, oppure i suoi stessi nemici, o anche dei parenti, dei familiari, perché era di fatto, questo lo riconoscono in tantissimi, un pazzo scatenato. E non solo, ma si divertì, pare che fosse sanguinario anche nelle punizioni dei suoi nemici, perché non ci fu una sommossa contro Giovanni Maria, ce ne fu più di una. E quando veniva catturato il colpevole veniva squartato, veniva prima fatto rincorrere dai cani, sbranato, poi squartato, i pezzi appesi alle porte cittadine. Ma siamo degli angeli. Ma certo, no. Beh, noi siamo in un, cioè, se pensa ai giochi del circo a Roma, anche se i romani possiamo immaginare che fossero più, come dire, più evoluti, almeno da un punto di vista del diritto dei popoli, dei popoli che poi successero, perlomeno degli abitanti del Medioevo, in realtà. Davvero, cioè, se pensate come trattavano gli schiavi, ecco. Allora, nel Medioevo, i duchi di cioè, chi poteva imporre le punizioni le imponeva, e d'altronde noi non siamo angeli, no, non siamo angeli. Se voi pensate, a parte la natura umana, ma se pensate alle sevizie che sono state fatte non solo nella Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto in Oriente, sono raffinatissimi. In talune guerre non così lontane da noi, dove c'era, ad esempio, qua chiudo poi, la pratica dei mille tagli, cioè ai prigionieri che venivano tagliuzzati a brandelli fino a che non morì. Cioè, e questa, il più a lungo possibile doveva durare la sevizia, questa era una pena di morte. Beh, potrebbe leggere i Vangeli, così. No, sì, è così. Vabbè. In ogni caso, il nostro che appende i pezzi e fa sbranare dai suoi cani, a un certo punto viene assassinato. Ecco, la cosa particolare è che muore lui sul sagrato San Gottardo, perché lo colpiscono, all'ennesima sommossa riescono ad ammazzarlo. Pare che il suo cadavere sia stato lasciato in strada, poi ritirato, ma lasciato in strada nessuno voleva raccoglierlo, se no, ma questa è tradizione, fantasia, diceria, se non una prostituta che gli portò sopra questo cadavere dei fiori, sparse dai fiori. Vabbè, ecco, e al tempo stesso, due giorni prima, moriva Facino Cane, il suo grande condottiero. Ma Facino Cane cosa fece? Fece in modo che il fratello, questo Filippo Maria, un bratile chiuso in se stesso, avesse la possibilità di riconquistare il ducato e di non perderlo del tutto. E volle dare in sposa
Filippo Maria la moglie, che la sua stessa moglie, che da lì a poco sarebbe rimasta vedova, che aveva 20 anni più di Filippo Maria, Beatrice Littesa. Sì, sì, la moglie di Facino Cane, lui stava morendo. E lui stava morendo per malattia. E nel frattempo, quasi contemporaneamente, è morto Giovanni Maria, e lui ha voluto lasciare il suo immenso patrimonio, perché questo aveva un immenso patrimonio, era molto dotato. Anche la moglie gli aveva portato in dote un grandissimo patrimonio, e volle, per il bene del ducato, che moglie e patrimonio andassero a Filippo Maria. E Filippo Maria, nonostante questa sua paura di ogni cosa e dei difetti fisici, perché Filippo Maria aveva anche la poliomielite, aveva dei difetti, pare che avesse avuto la poliomielite, aveva dei difetti fisici. Quindi zoppicava, proprio era rachitico, non riusciva a stare in piedi perché era il tempo, per cui lui non è sicuramente un uomo, un soldato, no? Ecco. E si sposa questa Beatrice, e con il denaro che questa gli porta in dote, cosa fa? Assolda un altro e grande condottiero. E chi è questo grande condottiero? È Carmagnola, è il conte di Carmagnola. Il conte di Carmagnola, di cui sappiamo più o meno tutto, perché è stato individuato da Manzoni e passato all'imperitura memoria della letteratura. E il conte di Carmagnola che riconquista di fatto per Filippo Maria non grandi cose, riconquista Piacenza, arriva fino a Parma, Genova e poco altro. Il ducato rimane nella sua forma, che manterrà poi con gli Sforza, parte alcune conquiste, eccetera, manterrà poi come Ducato di Milano, come noi conosciamo nelle cartine il Ducato di Milano, che è Milano, comprende Lodi, Pavia, eccetera, insomma, e si estende verso nord, ma non è l'enorme stato regionale che aveva costruito Gian Galeazzo, che è durato pochissimo. E il conte di Carmagnola riesce a riconquistare delle terre, dei territori, ma come sapete bene poi abbandona il Filippo Maria e va dai nemici di Filippo Maria, no? Va dai veneziani. Poi i veneziani non si fidano del Carmagnola perché era stato un condottiero, un privilegiato, così lo fanno fuori alla fine, però quanti disastri. Allora, io vi volevo solo leggere questa cosa. Secondo un cronista tedesco, estraneo agli ambienti milanesi, però per Filippo Maria a quanto pare emergeva una propensione a rapporti contro natura, per cui non amò mai la moglie. Che vide più che altro come una madre. In effetti, intorno a Filippo Maria giravano tantissimi paggi, lui era circondato da figure maschili, e a un certo punto, quando riuscì a riconquistare il ducato e a vedere che comunque non c'erano più grandi pericoli, perlomeno per il ducato, che ormai era strutturato nel dominio milanese, si stufò della moglie, si stufò abbastanza presto, e cosa fece? La incolpò di una tresca con un certo Michele Orombello, vennero presi tutti e due e furono decapitati.
Finale è sempre quello. Furono decapitati e assieme a questi paggi, che evidentemente avevano rapporti contro natura con lui, secondo il cronista tedesco, però aveva anche un amante, aveva un rapporto stabile con Agnese del Maino. Questa Agnese del Maino che gli diede l'unica figlia, Bianca Maria Visconti. E che cosa successe di questa Bianca Maria Visconti lo sapete anche voi, perché venne promessa bimba in sposa a un altro di questi condottieri conosciuto qualche anno avanti, Francesco Sforza, e aveva 24 anni più di lei Francesco Sforza, quindi era come dire, un uomo d'armi, rude, era un figlio bastardo anche lui, perché non era figlio di Attendolo Sforza e di una concubina. E pare proprio che il nostro Filippo Maria avesse detto: beh, che problema c'è? Una bastarda data in sposa a un bastardo, dice, potranno però perlomeno portare avanti il ducato. E questo fu l'intento. Lui, come vi ho detto, era ipocondriaco, sospettoso a livello maniacale, superstizioso, e fece però un secondo matrimonio nel 427 con Maria di Savoia, dalla quale non ebbe eredi. Aveva come erede di fatto soltanto questa Bianca Maria, che andò a sposa a Francesco Sforza. E siamo arrivati scusatemi. Ma lei deve andare a letto. Sì, io devo andare a letto perché qua. Siamo arrivati al 47 quando lui muore e quindi inizia la dinastia sforzesca, che è spuria anche lei, non è legittima. Perché? Allora, come disse lui, in fondo anticipò quello che disse poi un re di Francia, après moi le déluge, cioè dice vabbè, che mi importa, vada come vada. Quello che mi interessa adesso, veramente detto in un modo molto veloce, perché non si può fare altro, è proprio fermare l'attenzione sulla società dell'epoca, che come avete visto si ingozzava, la volta scorsa abbiamo letto dei banchetti, si ingozzava di cibi, mangiava qualunque cosa si muovesse, dagli orsi ai pavoni, e tutti rivestiti d'oro, come vi ricordate, che approntava, che aveva a disposizione una quantità di denaro, cioè chi era signore della città e poi duca, una quantità di denaro, di fiorini, cioè 400.000 ducati o 500.000 che fossero per il matrimonio, sono un'enormità. La dote che abbiamo iniziato a leggere, che non abbiamo finito di leggere, con tutta quella quantità sterminata di beni, di corone, di diamanti, di perle, ma cioè, ai tempi nostri penso alla regina d'Inghilterra, quindi non, ecco, questa disparità totale tra il popolo e chi comandava. Il comportamento verso il resto, quindi della popolazione o anche i nemici, che è così particolare di queste epoche, l'attenzione ai capitani di ventura, che non erano personcine al modo, cioè non erano, come non facevano parte del circolo ufficiale, erano delle persone che stupravano, sgozzavano, uccidevano bambini, vecchi,
qualunque, e addirittura i loro familiari, che il cui intento era anche quello di permettere ai loro soldati, alle loro soldatesche, di saccheggiare le case dei nemici, stuprare le donne dei nemici, eccetera. Allora, questa era un po' l'ottica, no? E io volevo, come ultima cosa, dirvi, ecco, facendo attenzione su quest'ultimo aspetto, cioè quello della caduta di tutte queste signorie in cui si frazionava tutto. Poi cosa succede? Poi c'è queste signorie che caddero da Verona a Padova, questi territori finirono tutti sotto, ad esempio, la Serenissima, fecero parte dei territori di terraferma della Serenissima Repubblica di Venezia, no? Allora, leggiamo una testimonianza di che cosa succedesse, sia successo alla famiglia da Carrara, che erano i signori di Padova. Allora, il primo fu Giacomo Grande da Carrara, eletto dal popolo signore di Padova nel 1318 e morto l'anno 1324. Poi toccò a Niccolò, fratello di Giacomo, e poi a Marsilio, nipote di Giacomo, poi a Ubertino, nipote di Marsilio, e poi comincia il delirio. Siamo a metà del 400, siamo nel 1345. Marsiglietto, che venne ucciso a tradimento dal seguente Giacomo Sotto, Giacomo II, figlio di Niccolò, a sua volta ammazzato da un bastardo della famiglia da Carrara. Poi toccò a Giacomo, fratello di Giacomo II. Però venne imprigionato da suo nipote soltanto 7 anni dopo. Poi venne eletto il popolo, elesse signori di Padova, prima Francesco I, che venne fatto prigioniero da Gian Galeazzo, poi Francesco II Novello, che venne giustiziato a Venezia, poi Francesco III, che era il figlio di Francesco II, venne strozzato assieme a Francesco II. Giacomo, strozzato anche lui insieme a Francesco II. Ubertino, un altro Ubertino, che era figlio di questo Francesco II, che venne catturato a Firenze e ha ucciso. Marsilio, anche lui figlio di Francesco II, venne decapitato a Venezia. Così per quanto riguarda la casa della Scala e della Scala, no? Che regnavano a Verona prima del 300, perché iniziarono a regnare durante il 200. E anche qui non vi dico, non vi li cito tutti, no? Damastino, che è il primo, sapete che si chiamavano Mastino, Can Grande, Cane, Can Signore, eccetera. Comunque, il primo Mastino venne ucciso. Tre vennero, morirono naturalmente, ma gli altri vennero ammazzati dai fratelli, vennero avvelenati e allontanati e poi uccisi dai figli. Allora, siamo nel 300, alla fine del 300, quindi quello che forse in tutto questa società che noi chiamiamo medievale, che è tardo medievale, di fatto, e per fortuna è tardo medievale, ci si comporta ancora come durante l'anno 1000, cioè veramente la società cambia, ma dopo, quando almeno un secolo più tardi. Ancora nel 400, perché Filippo Maria muore nel 1447, si appendono i pezzi delle persone alle porte cittadine, coloro che vengono fatti giustiziare.
E si fanno giustiziare come? Ma ancora squartandoli. Ma che problema c'è? Ma questo succede ancora in epoca spagnola. Quando si prendono i briganti che commettono qualche efferato delitto, perché i briganti uccidono le persone per denaro, ecco, quelli vengono strascicati prima in giro per la città, poi fatti a pezzi con i... Ma la colonna infame raccontata dal Manzoni non è inventata. Cioè, il povero Mora hanno fatto veramente di tutto. E non è solo questo l'aspetto medievale, ma è uno degli aspetti. Ecco, quindi non dobbiamo andare chissà quanto lontano. Quello che qui mancava, cioè alcuni aspetti che mancavano, era la concezione di uno Stato regionale unitario. Mancava. Si avrà poi quando il Ducato passerà nelle mani spagnole. Mentre nel resto, la Spagna è un regno, la Francia è un regno. Esiste un regno anche d'Inghilterra. Pian piano, come dire, è troppo, banalizzare è tremendo, ma pian piano si forma la concezione dello Stato moderno. Quello che qui ancora in epoca di Sfondea e Sforzesca è sovrano, ed è sovrano in Italia, per dirla insieme a Machiavelli, è proprio un frazionamento totale, che in altri stati andava disfacendosi prima che in Italia. Forse non vi ho fatto vedere la foto di... Eccolo qua, questo è Filippo Maria. Ed è l'ultimo. La foto, scusate. È l'ultimo dei Visconti, certo. C'è Francesco Sforza. Ma erano piccoli nobili. Erano piccoli nobili del centro Italia che facevano i condottieri. Cioè, qui in realtà chi ha fatto questi, cioè chi ha fatto il bello e il cattivo tempo in questo periodo sono i condottieri di vettura. Allora la prossima volta è sempre di giovedì. Allora la prossima volta, se è il 2, io non so se è il 2. Il 2, sì, si è scritto il 2. Ecco, sì. Però io ho dimenticato che di avere un convegno a Napoli e quindi sono a Napoli. Che bello. Insomma. Allora il 2 non vediamo praticamente. Ecco, per la storia medievale no. Ecco. Aspetta che adesso...